Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a vedere come e quando utilizzare un proiettore con lente Fresnel. Come avete visto dalle immagini, per l'occasione ho questo nuovo proiettore della Lupo Fresnel Dayled 1000, in questo caso dual color. Dual color fa da 2800 Kelvin a 6500 Kelvin, quindi abbiamo un ampio margine di scelta, non basato come i vecchi pannelli che erano soltanto da 3, 2 e 5, 6. Il pannello, ve lo descrivo brevemente, è stato utilizzato come tutti i prodotti della Lupo con questo polimero che è fantastico. Sfatiamo questa roba che di plastica vuol dire che si rompe. Polimero si usa anche lo stesso in ambito militare, ci fanno le armi. Quindi, cioè, se ci fanno le armi vuol dire che è solido. Vi posso assicurare che comunque sono solidi, perché i miei pannelli e i miei proiettori sono già caduti e quindi non si sono mai rotti. Anzi, a differenza dell'alluminio, che comunque si piega, ok? E si svirgola tutto. La scelta stilistica è stata notevole, l'hanno reso bello accattivante, ma hanno aggiunto anche degli inserti in metallo per avere più resistenza, ancora più solidità. Quindi queste slide qua laterali che si avvitano appunto al supporto sono in metallo, queste qua il portalette sono in metallo, e la cosa più bella in assoluto di questo pannello è l'aggancio rapido per le alette, ok? Prima invece c'era una vitina abbastanza ostica, diciamo che questo è stato un miglioramento veramente geniale. Per quanto riguarda il retro, abbiamo, spengo intanto, DMX in out, entrata per la batteria e il power con adattatore universale, e entrata e uscita. Quindi cosa vuol dire? Che se avete dei pannelli messi magari su americana vicini, non dovete tirare tutte le linee, potete fare dei codini piccolini da uno all'altro ed essere comodi senza avere una matassa di cavi geniale. Oltretutto, come tutti i Fresnel, abbiamo spot flood, no? Per chiudere e aprire il nostro raggio. Ma che cos'è una lente Fresnel? Lo dice la parola stessa, lente. È stata inventata tantissimi anni fa appunto dal signor Fresnel per ridurre il peso delle vecchie lenti a sferica, no? Perché si usavano in ambito navale, appunto per i fari, per le navi. Quindi hanno tolto via del materiale, creando questa zigrinatura sulla lente, che abbiamo una diapositiva, un vecchio pannellino 650, vedete? Zigrinata, così rimane molto sottile e aiuta a espandere il fascio di luce in maniera omogenea, ok? Non parliamo di diffusione e di durezza della luce, ma di essere omogeneo. Quindi il fascio non è al centro più potente e ai lati meno potente, è tutto quanto della stessa potenza, va a digradare giusto alla fine, proprio perché ovviamente non avendo più l'angolo finisce a un certo punto e piano piano va a digradare. Detto questo, mi tolgo via i pantaloni un attimo da Giorgio Mastrotta, che non sono qua a vendere proprio niente, ma a insegnarvi a illuminare i vostri set e quando utilizziamo un pannello del genere, anzi un proiettore. Qua, come potete vedere alla mia destra, ho creato un piccolo setup che uso appunto per fare i miei test. Ci sono cose un po' più colorate, diverse, ovviamente c'è un color checker per fare tutti i settaggi, test del caso, camere, ottiche eccetera, che uso molto in post-produzione. Quindi quando utilizzare un Fresnel? Un Fresnel ha un'ombra molto molto dura, ok? Stiamo parlando di un'ombra tagliente. Io lo uso spesso per fare il sole, ok? Sole finto, mattina, quindi luce calda, magari, che ne so, potrebbe essere comodino, no? Luce, comodino, mano che tocca il comodino, che deve cercare di... Allora, in questo caso possiamo intervenire con questo tipo di luce. Adesso sono alla massima potenza. Come vedete, ho piazzato anche un'altra camera che sta riprendendo, appunto, abbiamo il punto di vista del nostro sole finto. Bandiere ovviamente mi servono per chiudere, perché altrimenti adesso sarebbe tutto, potrei sì spottarlo tutto chiuso, però vedete fa soltanto poca luce, solo su un punto, invece noi vogliamo che sia tutto aperto, e andiamo a chiudere, andiamo a sagomare la nostra luce con le bandiere. Ok, possiamo chiuderne ancora un po',
giusto che si vedano anche in camera. Questo diciamo che è il primo utilizzo per quanto riguarda una lente Fresnel. Potete fare anche il classico sole finto non sulla sul comodino o sul divano o quello che è, ma magari mettendo la pianta davanti si fa sempre un sole ovviamente, ma si dà quel tocco di realismo quando ti entra il sole dalla finestra, perché non è un fascio dritto. Di solito ci sono un po' di fattori che entrano in gioco e vanno a sporcare la nostra scena. Volevo farvi notare appunto le ombre, come sono molto nette anche della mia mano, vedete? Anche quelle del pupazzetto, del color checker, sono veramente veramente dure. Qual è la differenza tra hard e soft, detto in maniera veloce? Distanza dal soggetto e grandezza del punto luminoso, ok? Quindi un pannello LED, per farlo diventare duro dovete metterlo molto lontano. Il problema è che mettendolo lontano non avete più luce, perché ovviamente decade in maniera drastica. Se devo essere sincero, mi piacciono molto di più i pannelli Fresnel, appunto perché posso avere entrambe le situazioni. Quindi come faccio a diffondere la luce? Ci sono due sistemi: o si usa il rimbalzo, quindi polistirolo bianco e andiamo a rimbalzare la luce, o un pannello bianco, oppure gli si mette davanti una frost, quindi un tessuto che ti va a togliere di solito mezzo stop, ma va a diminuire l'intensità dell'ombra, quindi a renderla totalmente morbida. Per l'occasione ho preparato qua un bel pannellino, quindi lo sposto leggermente. Ok, vado ad aprire le nostre linguette. Ok, ovviamente non avrò più il taglio frontale della luce, sarà tutto illuminato il tavolo, ma vedete anche l'ombra della mia mano non è impercettibile. Il punto luminoso in questo caso è grossissimo, è un 60x90. Come vedete anche le ombre sia di Chewbacca che del color checker sono molto morbide, Le vedete sul cubo di Rubik come vanno a essere molto morbide, molto soft. Se dovete riprendere un viso, questa è la situazione migliore. Anzi, migliore è a rimbalzo. Proviamo a ricreare il rimbalzo. In questo caso c'è molta luce, perché ovviamente ho dovuto puntarmi una luce, se no non vedevate niente, ma ci proviamo lo stesso. Come vedete l'ombra è leggermente più dura. Per quale motivo? Perché il pannello è della dimensione identica all'altro, ma è più lontano. Quindi se io questo lo avvicinassi molto di più, l'ombra diventa molto più morbida come l'altro pannello. Ci proviamo. Spostiamo il pannello al di qua della scena, ok, lo mettiamo proprio giusto giusto che non vada a impallare la scena, ok, e questo lo andiamo a mettere molto più vicino. Ovviamente mettendolo più vicino, quali sono i nostri benefici? C'è più luce, vedete, in questo caso l'ombra è come l'altra, molto molto morbida, vedete anche l'ombra della mia mano, e tutto quanto è illuminato. Se avessi avuto un pannello LED normalissimo, questa cosa non sei riuscito a farla, ok? Sì, la luce diffusa, ma no il taglio come abbiamo visto in partenza. Per la conclusione, ovviamente ho riacceso la luce così almeno potete vedermi, potete vedere i pannelli e quello che abbiamo usato. Quindi recapitolando, per fare diffusa, pannello a rimbalzo che può essere un polistirolo come quello che vedete alle mie spalle, o pannello soft, ve li metto in descrizione, questi si comprano su Amazon facili. Proiettore favoloso, che ve lo consiglio, se dovete comprare la prima luce comprate una luce a spot e poi l'andate a manipolare un po' come volete.
Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, spero che vi sia stato utile questo video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, che tramite le storie faccio vedere molti aggiornamenti, soprattutto di quello che succede qua in studio. Mi raccomando, iscriviti al canale, campanellina, per rimanere sempre sul pezzo dei video futuri che usciranno. Trovate tutti i link in descrizione per il resto dei miei social. E se il motore sta girando, ciao, azione!